Barbara D'Urso. Trattamento violento? L'affondo della collega Mediaset. Alda De Usanio difende la sua collega. Trattamento un po' troppo violento da parte di Mediaset. La De Usanio, dopo essere stata squalificata senza possibilità d'appello dalla versione VIP del Grande Fratello, è sparita completamente dalla TV. Quest'ultima se ne è lamentata in diverse interviste, ma almeno fino a questo momento non è cambiato nulla. In attesa di eventuali novità sul suo futuro in TV, si segnala che in queste ultime ore ha rilasciato una lunga intervista al portale TAG24. Ed in questa occasione la presentatrice ha anche voluto spezzare una lancia in favore della sua collega Barbara D'Urso, asserendo senza indugio alcuno di credere che l'azienda di Cologno Monzese non si sia comportata correttamente nei suoi confronti. Penso che il trattamento alla D'Urso sia stato un po' troppo violento. Barbara D'Urso, la sua collega conduttrice, non ha dubbi. Cacciarla così è stato un po' troppo duro. Alda De Usanio, sempre in questa intervista rilasciata al portale TAG24, ha anche rivelato di non sapere il motivo per cui la sua collega sia stata sostituita alla guida di Pomeriggio 5 così d'improvviso, facendo però notare di credere non sia stato corretto anche per tutto quello che ha dato a Mediaset. Bisogna considerare che la D'Urso ha fatto molto con Mediaset. Lei ha reso ed il modo di trattarla, cioè cacciarla via così, l'ho trovato un po' troppo duro. Insomma, per la De Usanio è stato un grande errore cacciare in quel modo la D'Urso, la quale è stata recentemente difesa da Francesco Vecchi in un'intervista rilasciata al magazine Mio. E a pensarla come lei anche tantissimi spettatori a casa, che con grande passione hanno seguito Pomeriggio 5 fino allo scorso giugno. Grande Fratello. La conduttrice non ha dubbi. Era diventato un qualcosa di inguardabile. Alda De Usanio a TAG24 ha poi espresso la sua opinione su tutte le novità apportate al reality show condotto da Alfonso Signorini. Ed in questa circostanza la presentatrice ha subito dichiarato di essere d'accordo che Mediaset abbia deciso di mettere un freno al trash del reality, aggiungendo però di credere non basti mettere Cesara Buonamici come unica opinionista per gridare al cambiamento. Era ormai inguardabile, non è che tu modifichi o dai a un programma un aspetto un po' più rispettabile, mettendoci semplicemente Cesara Buonamici come opinionista. Successivamente l'ex inquilina della casa più spiata dagli italiani non ha fatto mistero che avrebbero dovuto sostituire anche Signorini. Devi cambiarlo dalla testa. Il ruolo di Alfonso Signorini è determinante. Lui è la testa. Tuttavia quest'ultimo è saldo alla guida del programma e l'editore ha preferito non sostituirlo, anche se dovrà stare bene attento a non trascendere dopo tutte le polemiche abbattutesi sulla scorsa edizione.